video è stato sponsorizzato da Vikings War of Clans. Lo sapevate che secondo uno studio del DNA, una persona su 30 è un diretto discendente dei guerrieri vichinghi? Visto che siamo più di 250.000 su questo canale, significa che quasi 9.000 di voi sono discendenti di vichinghi. Quindi nel nome di Odino, unitevi a me e ad altri 20 milioni di persone nel più epico gioco mobile del mese, Vikings War of Clans. Usando il link in descrizione potrete ottenere 200 euro gratis e un posto in Valhalla. Potete trovarmi col nome Silverbrain YouTube. Cosa ci viene in mente quando pensiamo ai vichinghi? Di solito ci immaginiamo delle persone molto alte, ricoperte di fango, dei violenti saccheggiatori con elmi cornuti. Tutto questo però non è vero, infatti i vichinghi avevano una statura media, simile a quella degli anglosassoni contemporanei. Dagli inglesi venivano considerati eccessivamente puliti a causa della loro abitudine di fare un bagno alla settimana. Non è mai stato trovato alcun dipinto né alcun elmo vichingo che abbia le corna. Ed infine i vichinghi vissero in un'epoca in cui molte società si macchiarono di atti violenti e quindi le azioni degli scandinavi poste nel contesto storico non erano poi così diverse. Con questo voglio dire che le nostre conoscenze sui vichinghi spesso derivano dalla mitologia norrena piuttosto che da fatti reali, quindi in questo video farò un riassunto dell'epoca vichinga e non solo. Spesso quando si tende a parlare dei vichinghi si inizia con le loro incursioni in Inghilterra. Secondo me è un approccio sbagliato e bisogna prima capire bene chi sono i vichinghi, perché hanno cominciato a fare queste incursioni e come sono riuscite a farle. Ebbene, non esiste e non è mai esistita una tribù dei vichinghi. Le persone che di solito si chiamavano vichinghi erano in realtà costituite da diversi gruppi, compresi i danesi, gli svedesi e i norvegesi, che erano a sua volta suddivisi in piccoli regni o tribù. Il termine vichingo è originato dalla lingua norrena per descrivere l'azione di lasciare la propria casa per raccogliere ricchezze, in una certa misura con il commercio, ma soprattutto con la pirateria. Purtroppo però ci sono poche informazioni scritte su di loro prima delle incursioni. Infatti gli unici documenti scritti sono iscrizioni runiche. Queste sono spesso brevi e formali, offrendo una comprensione limitata della loro storia. Quello che ci rimane quindi è guardare l'archeologia, e i vichinghi ci hanno dato un grosso aiuto in questo. Infatti quando si seppelliva una persona, con lei venivano sotterrati anche i suoi beni più preziosi, e proprio da questi oggetti deriva la maggior parte delle nostre conoscenze sui vichinghi. La stragrande maggioranza di loro erano pastori e pescatori, eccellenti orafi e abili artigiani. La popolazione di solito viveva in grandi palazzi conosciuti come sale, erano presenti fattorie, ma nessun monumento, nessuna strada e nessuna città. Veneravano molti dei e dee, i tre principali erano Odino, Thor e Frey. Essi avevano forma umana e possedevano diverse qualità che loro ammiravano, nonché alcuni dei loro difetti. I guerrieri che fossero morti coraggiosamente in battaglia sarebbero stati condotti dalle Valchirie nel Valhalla, dove avrebbero combattuto fianco a fianco con Odino, avrebbero partecipato a grandi banchetti bevendo e mangiando, festeggiando per l'eternità. In poche parole, non avevano paura della morte, il che li rendeva inarrestabili in battaglia. Come mai però gli scandinavi praticavano una religione pagana mentre quasi tutto il resto dell'Europa era cristiano? Come mai non ci sono strade, città, monumenti come nel resto del continente? E come mai non scrivono libri come gli altri? Perché erano così diversi? La risposta a tutto questo è Roma. Dobbiamo andare indietro fino all'anno 9 d.C. L'impero romano sembrava inarrestabile e raggiunse il confine meridionale della Danimarca. Ma a circa 400 km più a sud, nel fitto bosco della Germania settentrionale, l'esercito romano del nord fu bruscamente fermato da un'alleanza di tribù germaniche locale. Tre legioni di soldati romani, circa 32.000 uomini, sono stati attirati nella foresta di Teutoburgo e lì annientati. Questo segnò la fine dell'espansione romana nel nord Europa. La Scandinavia era e sarebbe rimasta al di fuori dell'impero romano per sempre, ed è proprio questo che fece la differenza. In tutti i territori che Roma occupava, questa portava con sé non solo le legioni, ma anche città, strade, monumenti e soprattutto l'alfabetizzazione, lo stato di diritto e la religione. E visto che la Scandinavia rimase al di fuori del controllo romano, niente di questo vi arrivò. Ancora per un migliaio di anni questa regione rimase sola e pressoché inosservata dagli altri europei.
Torniamo quindi all'VIII secolo dove eravamo rimasti. Ovviamente gli Scandinavi, anche senza Roma, riuscirono a distinguersi soprattutto grazie ai loro Drakkar. Queste navi, che potevano misurare fino a 35 metri, raggiungevano una grande velocità, consentivano un'inversione rapidissima e la navigazione in acque di un solo metro di profondità, permettendo di avvicinarsi molto alla riva, rendendo così gli sbarchi velocissimi. Erano quindi utilissime per navigare in mare e risalire i fiumi. Gli storici elogiano i Drakkar come una delle migliori conquiste tecnologiche dell'alto medioevo. Ora manca solo rispondere ad un'ultima domanda. Perché i vichinghi lasciarono le loro terre? Secondo certi storici, erano semplicemente in cerca di tesori e di nuovi territori. Alcuni invece affermano che gli Scandinavi abbiano lasciato le loro case a causa del sovraffollamento. Non c'era abbastanza terra da condividere per tutti. In una famiglia vichinga solo il figlio maggiore ereditava la fattoria di famiglia, quindi i fratelli più giovani dovevano arrangiarsi. Era un giorno di giugno, 793 d.C. I monaci della piccola isola di Lindisfarne in Inghilterra erano tranquillamente assorti nelle loro attività, ignari di quello che stava succedendo nel mare. Delle navi approdarono sulla spiaggia e degli uomini dall'aspetto minaccioso, muniti di spade e asce, balzarono fuori, avanzando verso il monastero. Si avventarono sui monaci terrorizzati e fecero una strage. Depredarono il monastero di oro e di argento e di altre ricchezze. Dopodiché si dirissero nuovamente verso il mare del nord e scomparvero. Quei saccheggiatori erano i vichinghi norvegesi e quel brutale raid li fece balzare sulla scena europea, segnando l'inizio dell'era vichinga. Ben presto seminarono un terrore tale che in tutta l'Inghilterra risuonava la preghiera: Signore, liberaci della furia degli uomini del nord. Grazie a tutti per aver guardato il video, la seconda parte uscirà a maggio. Se vi è piaciuta questa parte mettete un mi piace e non dimenticatevi di provare il gioco di cui vi ho parlato all'inizio. Questo mi aiuterà molto. Grazie a tutti ancora.